linea a te, Carmen. Grazie collega per il collegamento. Siamo a Poggio Marino con il sindaco Maurizio Palaga, avvocato Palaga, con la dottoressa Raffaele Sopertino, assessora agli eventi. In realtà lei detiene molte più deleghe, ma la delega agli eventi è la delega che maggiormente ci interessa, perché il comune di Poggio Marino ha vinto 100.000 euro, un progetto ambizioso. Di che cosa si tratta? Ha vinto, mi fa sorridere. Abbiamo presentato un progetto e, come comune capofila. Il progetto è dal Sarno al Vesuvio e ha l'obiettivo di creare una rete con altri comuni che hanno aderito alla nostra proposta, voluta fortemente da tutta l'amministrazione, dalla giunta Falanga, e in particolare c'è stata una collaborazione da parte del consigliere Oritrice, e insieme abbiamo lavorato a questo progetto. I comuni coinvolti sono Terzigno, Ottaviano, Bosco Reale e Striano, e insieme a noi. E questo progetto si articolerà prevalentemente in una settimana di eventi, e che si terrà nel mese di giugno, alla fine di giugno, quindi inaugurerà anche il calendario eventi estivo del nostro comune di Poggio Marino, ma anche dei comuni limitrofi che hanno aderito a questa iniziativa. L'obiettivo è quello di promuovere le risorse dei nostri territori, promuovendo sia i percorsi naturalistici, archeologici, sia quelli enogastronomici, per attirare il turismo nelle nostre terre, che magari sono anche ricchi di siti minori, ma non assolutamente da trascurare, anzi da valorizzare e far conoscere non solo alla nostra regione, ma anche alla nostra Italia e anche, perché no, ai turisti del resto del mondo. Ci saranno delle iniziative appunto nei comuni citati. Nel nostro comune ci saranno due eventi, uno di apertura che sarà proprio nel parco archeologico naturalistico di Donigola, e l'ultimo invece chiuderà all'area del capo con una sfilata che appunto calci e moda, perché ci sarà questo connubio tra i filati, sì, tra la cultura appunto per tutti i territori circostanti che hanno collaborato all'iniziativa. E noi ci saremo per fare la nostra parte anche dal punto di vista della comunicazione. Grazie mille. Grazie a voi. Dottoressa, sì, ancora una volta un lavoro di squadra che vince. E lei che fa la collante, com'è andata? Si sente soddisfatto? Sì, chiaramente quando riusciamo ad attirare fondi per il nostro territorio è sempre un successo, è sempre un risultato per la nostra amministrazione. In particolare mi piace sottolineare alcuni temi di questa positiva vicenda. La prima è, come diceva l'assessore Fiorentino, il lavoro di squadra al quale ha partecipato anche il consigliere Oritrice. Questa è un'amministrazione che si può contraddistinguere per il lavoro di squadra e sta ottenendo tutti i risultati di questi giorni, grazie appunto al lavoro di squadra tra consiglieri, amministrazione, consiglieri giunta, sindaco, e non dimentico chiaramente anche i interventi comunali che stanno facendo con noi un grande lavoro. È importante perché l'altro tema è importante, la valorizzazione che stiamo dando al territorio Poggio Marino, in particolare al sito di Donigola. Stiamo cercando di far uscire dai confini Poggio Marino anche le nostre bellezze, il nostro sito di Donigola, che stiamo altamente valorizzando, e quindi questo ci sta dando grandi soddisfazioni e ne vediamo altre. Il terzo elemento è la rete, che diceva l'assessore Fiorentino, l'apertura finalmente di Poggio Marino agli altri paesi, in una collaborazione fattiva con gli altri paesi del circondario, i paesi limitrofi, con i quali si costruisce un percorso. E mai come questo evento è proprio una più seguirsi gli eventi che si riproporranno tra Poggio Marino e gli altri paesi partecipanti. Grazie mille e complimenti ancora per il vostro impegno sul campo. Se non ci sono altre domande, io ripasso la linea.